In occasione del 37° congresso dell'AISD, l'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, abbiamo incontrato il dottor Roberto Bellini dell'ASL Alessandria, presidio ospedaliero di Casale Monferrato, struttura SSVD di terapia del dolore, AB della rete regionale del Piemonte. Professore, lei ha tenuto un'interessante relazione riguardo al mesotelioma pleurico. Potrebbe un attimino descriverci questa patologia? Sicuramente la scelta di questo argomento è una scelta motivata dal fatto che Casale Monferrato è una città da anni e purtroppo anche prevediamo per molti anni futuri flagellata da questo grandissimo problema che è il mesotelioma pleurico. Il mesotelioma pleurico è una neoplasia maligna della pleura, fortemente evolutiva sia dal punto di vista clinico-oncologico e altrettanto evolutiva dal punto di vista della sindrome dolorosa che il mesotelioma stesso provoca. Professore, ma la situazione, certo, per Casale Monferrato è questa, in Italia comunque la situazione generale com'è? In Italia diciamo, esistono altre situazioni simili correlate a scelte industriali del passato, soprattutto relative alla lavorazione dell'amianto e relative all'utilizzazione dell'amianto in determinate altre procedure, come poteva essere la coibentazione di ambienti lavorativi, come poteva essere l'isolamento di carrozze ferroviarie, la costruzione di tetti, di sottotetti. Sicuramente esistono molte realtà di questo tipo in Italia, ma diciamo che Casale è attualmente la peggiore, sia dal punto di vista dell'incidenza percentuale di mesotelioma pleurico, sia dal punto di vista anche delle prospettive evolutive di questa situazione. Quindi comunque possiamo definire una patologia legata molto all'ambiente, al danno È una ambientale. patologia decisamente, e oserei dire dagli studi epidemiologici, causata da danni ambientali indotti dalla fibra d'amianto. Senta professore, lei ha parlato anche di PDTA, quindi di percorso Sì. assistenziale da poter applicare a questa patologia. Sì, la terapia del dolore di Casale Monferrato ha implementato un percorso diagnostico-terapeutico suo proprio che è stato inserito in un PDTA più generale, oserei dire globale, che riguarda il tumore della pleura indotto da fibra d'amianto. Siamo stati praticamente costretti già da anni ad elaborare questo PDTA perché, essendo la situazione ingravescente, ci si ponevano dei problemi anche di gestione di tutto quello che noi potevamo offrire al paziente in ambito algologico. Quindi siamo stati costretti a elaborare questo PDTA, a dargli una valenza in accordo con le linee guida nazionali e internazionali, ma soprattutto abbiamo dovuto contestualizzarlo nella nostra realtà. Professore, infine, ma per quanto riguarda il trattamento di questa patologia, ci sono delle novità? No, direi che purtroppo non ci sono delle novità assolute a cui dare una valenza tale da poter dichiararle l'elemento ultimo, l'elemento decisivo dal punto di vista dell'aspetto terapeutico in campo del dolore. Stiamo cercando di migliorare il PDTA implementandolo con alcune procedure che presuntuosamente, oserei dire, sono state concepite e inizialmente utilizzati nell'ospedale di Casale.